Allora, ciao a tutte e a tutti, scusate la location informale, ma mi sto asciugando i capelli, sono qua vicino alla stufa, io mi asciugo i capelli così, così non uso il phon ed è un po' meglio per la mia chioma. Ma questo non è il canale in cui si parlano di queste cose frivole, questo è il canale in cui si parlano di altre cose frivole, non sempre. Allora, prima settimana di Zikat, ormai la settimana è finita, manca solo domani, oggi è stato giorno di riposo, non per me, perché comunque mi sono allenata, il sabato mi piace tantissimo allenarmi perché lo posso fare di mattina, ho tutto il tempo che voglio, eccetera, eccetera. E com'è andata? È andata veramente bene, molto più di quanto mi aspettassi. Io all'inizio di questa esperienza, l'ho scritto sul blog, ho detto, visto che i Zikat non mi sembrano così diversi dagli Ziwow che ormai faccio da più di un anno, sì, da un anno ormai, non credo che vedrò dei miglioramenti enormi, catastrofici, incredibili. Invece mi sono smentita e io però sono poco obiettiva, quindi ho messo le foto sul blog, quindi se volete dare un'occhiata a quello che può succedere con una settimana in Zikat, questo è. E penso che voi probabilmente possiate pensare che io sia una gran narcisista, forse un po' così. E in tutta sincerità io il motivo principale per cui tra virgolette mi sputtano nel blog, perché insomma mi presento sempre con queste facce molto sistemate, no? Con i capelli tutti per aria, vestita come capita, è per darvi uno spunto. Cioè, io so che motiva molto vedere il cambiamento di una persona che fa un determinato tipo di attività fisica e segue un determinato tipo di alimentazione. E penso che un modello positivo possa essere molto d'aiuto per chi, insomma, è lì che vorrebbe cominciare, ma non trova la spinta giusta per farlo. E io non so se dalla settimana scorsa a questa settimana voi vedrete effettivamente i grandi cambiamenti, o comunque in tutta la mia esperienza. Ovviamente dall'inizio della mia esperienza i cambiamenti ci sono stati e siamo tutti felici, però, insomma, io ci provo, vi faccio seguire il mio percorso e spero che questo vi sia d'aiuto per dire: guarda, questa persona si allena quei 10, 15, 20 minuti al giorno e ottiene questi risultati. Io in 10-15 minuti mi faccio la doccia o sto sul divano, 10 minuti su Facebook sono flash praticamente. Se prendo quei 10 minuti e li trasformo in una bella sudata, ne ottengo tanti tanti benefici e funziona, e perché non farlo? E è così, insomma. E è dura, non sono allenamenti facilissimi, non sono allenamenti leggeri, non è una passeggiata, lo so, perché questa settimana ho penato abbastanza, sono più duri per me. Qualcuno dice che sono più semplici, per me sono più duri, però penso che sia anche il livello con cui uno li affronta che li rende più duri o meno duri. Per me sono più duri degli Ziwow, anche perché sono impostati in un modo un po' diverso, eccetera, eccetera. Zuzanna Zuzka dice che questi allenamenti sono fatti più che altro per snellire la parte inferiore del corpo, oltre ad essere un allenamento full body che consente di snellire tutto il corpo, tonificare tutto il corpo, si concentra maggiormente sulle gambe ed effettivamente lei ha visto miglioramenti soprattutto nelle gambe e io sto vedendo effetti soprattutto sulle gambe. Ora, il condizionamento psicologico ci sta tutto, sono suggestionabile, però secondo me anche dalle foto si vede proprio che la cosa che ha beneficiato più di tutto di questi allenamenti sono assolutamente le gambe. Anche gli addominali sono più tonici, però le gambe mi hanno dato particolari soddisfazioni. Quindi niente, solo piccolo aggiornamento, io sono contentissima, ma soprattutto volevo dirvi che se siete lì, che non sapete se cominciare, se non cominciare, quando cominciare, perché cominciare, secondo me questo è veramente il momento giusto, più che altro perché sul mio blog adesso c'è tutta un'intera settimana di allenamento
pronta. Cioè io ho preparato tutti i post con scritto Zcat day number 1, Zcat day number 2, 3, 4, 5, 6. Il 6 non c'è ancora, siamo arrivati al 5. Dove in tutti i post trovate il video sottotitolato in italiano con le istruzioni, le istruzioni scritte e il video coaching di Zuzka. Il video coaching è semplicemente un video in cui Zuzanna dà dei piccoli consigli nutrizionali, fa vedere cosa fa, vi chiacchiera, insomma, è sempre bello da vedere, se lo volete vedere, vedetelo. Respiriamo. E quindi adesso la cosa è molto più ordinata, perché se avessi io ho sempre paura, ho sempre problemi con questa parola, aveste. Se voi aveste cominciato la settimana scorsa, sareste stati con un giorno di ritardo rispetto a me, perché io pubblico gli allenamenti la sera tardi, quindi insomma non è detto che magari li pubblichi proprio tutti i giorni. Adesso invece, essendo con una settimana di ritardo rispetto a me, siete sicuri che tutti i giorni trovate l'allenamento lì pronto per essere fatto con tutto ciò che vi serve. In alcuni post ho messo come se servisse il mio allenamento filmato, cioè io che eseguo l'allenamento e mi filmo, e non è niente distruttivo, non è niente da cui potete imparare qualcosa, è semplicemente un farvi vedere come lo faccio io e farvi vedere che se vi fermate un attimo, se lo fate ai vostri livelli, se ogni tanto prendete un sorso d'acqua, comunque avete i vostri risultati. Non c'è bisogno di farlo da super esperti, super avanzati, non c'è bisogno di seguire necessariamente i tempi di Zuzka o batterli. Soprattutto se siete all'inizio, fate del vostro meglio, che non vuol dire che dovete prendervela comoda, dovete sentire che state soffrendo, lavorando, che state facendo qualcosa, che vi state muovendo, ma non dovete morire, insomma, questo è il concetto. E quindi questo traspare dai miei video essenzialmente, perché soprattutto questa settimana non sono stata molto in forma dal punto di vista della salute, poi faccio tutti gli allenamenti alle 7 di sera dopo 12 e passa ore al tirocinio, quindi capite bene che sono un po' stanca e cerco di fare il mio meglio. Chi altro dirvi? Ah, niente, c'avevo un. Ah, sì, un'ultima cosa. Per chi non se la sente di fare questi tipi di allenamenti, chi ci ha già provato e ha già detto no, non ce la faccio, vi voglio dare un piccolo consiglio. C'è un'altra ragazza, una piccola zuzca, molto piccola, e capirete il perché quando l'andrete a trovare. Vi metto il link nel box informazioni. È sempre una ragazza americana, si chiama Amanda e fa video simili a quelli, cioè si allena in modo simile a quello di Zuzka, e il principio è più o meno lo stesso del interval training, soltanto che lei è molto molto più pacata, i suoi allenamenti sono molto più leggeri, almeno a me sembrano molto più leggeri. Per chi ha cominciato probabilmente saranno comunque intensi, saranno comunque duri da fare, però fattibili secondo me, fattibili veramente da chiunque, ovviamente facendoli sempre a proprio livello, anche se Amanda comunque è più tranquilla. Comunque può darsi che non sia abbastanza tranquilla per voi, quindi stoppate il video quando avete bisogno, prendetevi sempre le vostre pause, bevetevi sempre il vostro sorso d'acqua, però se volete veramente una base da cui partire, la base da cui partire secondo me sono gli allenamenti di Amanda Russell. E, che vi lascio nel link, che vi lascio nel box, anzi. Nel suo canale ci sono tanti video, non vi so indicare un video preciso da cui cominciare. Nel suo canale ci sono tanti workout di tanti tipi e ce ne sono alcuni che lei fa real time, cioè voi mettete il video in televisione o su computer ovviamente,
E seguite lei passo passo, e secondo me questi sono i video più facili da fare, piuttosto che soprattutto se avete un po' di problemi con l'inglese, perché in altri video lei vi spiega come fare gli esercizi, ve li fa vedere una volta e ve li descrive in inglese e poi voi dovete fare un po' da soli. Quindi io vi direi di seguire i suoi video full, ce ne sono circa 3 o 4. Trovateli e magari ve li linko sempre nel box, quelli più adatti per chi deve cominciare. E fatemi sapere, secondo me questa è veramente un'alternativa valida. Poi fate un po' di questi allenamenti, può darsi che vi venga la scimmia, come si suol dire, e vogliate passare agli Ziwow e vedrete che dopo un mese, 2 mesi, 3 mesi che fate questi allenamenti con Amanda, gli Ziwow e i Zcat saranno veramente un qualcosa di fattibile, fattibile, non semplice, perché non diventerà mai semplice, grazie a Dio, perché insomma, se fosse semplice non ci sarebbero dei miglioramenti. E niente, i miei capelli sono asciutti, posso andare a sistemarmi la faccia, direi che ne abbiamo un po' bisogno. E buona seconda settimana di allenamento a chi ha cominciato con me. E buonissimissimissima, buonissimissimissimissima prima settimana di allenamento a chi vorrà cominciare da questa settimana. Provateci veramente, provateci. Vi chiedo solo questo, perché secondo me se ci provate non ve ne pentite. E se non ce la fate non succede niente. C'è Amanda o c'è Zumba o c'è il divano se proprio non ce la fate. Non dobbiamo essere per forza tutti palestrati, insomma. Niente. Ciao.